Ultima giornata di Serie C, Cagliari c'è dal Brocca, ce la parla qui il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Davide, i Cagliari hanno il match point per aggiudicarsi i playoff, magari guadagnare qualche posizione sugli Eagles e sui TNT. Cagliari che però verranno baciati dalla Devendata, perché alle 19 i cugini di Cessi non approfitteranno di una partita veramente storta dei Cagliari, condizionata da un episodio che poi andremo a raccontare. Comunque iniziamo con questa analisi, con i Real Brocca che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, sono 4 le sconfitte consecutive alla squadra di Demarco, un punto nelle ultime 5 dopo un periodo d'oro con 4 punti in 2 partite fra 7 a Pettorius. Si è spenta la banda di Demarco, spenta comunque anche soprattutto per la sfortuna che si è abbattuta su questa squadra, veramente numerosi incredibili pali colpiti soprattutto da Forzano per tutta la stagione. Comunque inizia il match come al solito a rilento, Real Brocca che coprono benissimo tutti gli spazi e ripartono col motorino Peperino Virdone che calcia ma respinge Cirinin, partire inventato che ha sostituito praticamente Raimondi alternandosi con Gatto per tutta la stagione. Ancora i Kegrevic non riescono a impostare una manovra e subiscono i contropiedi, occasionissima per Forzano ma salva ancora Cirinin. Allora i Kegrevic devono soltanto sfruttare gli errori in fase di costruzione del Real Brocca, contropiede dei Kegrevic con Mangano che calcia e respinge il portiere Spanoni, articolo 11, che sostituisce Costa, impalpabile Mangano per tutto il match, sicuramente meglio lo giudice oggi di Mangano, il peggior Mangano probabilmente nelle ultime 2 stagioni in questo match. Poi Mangano però stesso si può apprezzare perché allarga per Costanza, il cui destro è respinto ancora da Spano. Mangano stesso rischia la frittata al 12esimo, regala un fallo laterale incredibile a Forzano, praticamente lo manda in porta, Forzano prova il destro ma Cirinin è ancora attento. I Kegrevic non riescono ad entrare in area di rigore, non riescono ad esprimere un gioco degno del loro nome. Allora Turpia ci prova da fuori ma sfiora il palo e manda il pallone sul fondo. I Real Brocca hanno più idee, hanno più fantasie dei Kegrevic oggi e con uno schema pazzesco vanno in vantaggio su punizione. De Marco finto il tiro, lo allarga per Mantia che non ci pensa due volte, la mette a mezza altezza per Virdone, ma signori che volè, che giocata, Virdone porta in vantaggio il Real Brocca a metà tempo con una volée da applausi che veramente strappa quasi scroscianti dalle tribune per il numero 7 dei Real Brocca. I Kegrevic adesso devono fare qualcosa per pareggiare, c'è l'episodio che li favorisce perché Costanza il capitano batte un calcio d'angolo e Gerasi devia verso la sua porta, sfortunato episodio, sfortunato incidente di percorso per Gerasi, 1-1 e la partita è nuovamente riaperta, basterebbe un altro gol per i Kegrevic per aggiudicarsi matematicamente l'accesso ai playoff. Pressione dei Kegrevic che adesso ci credono, altro angolo di Costanza per Vitale ma l'intervento di Vitale finisce sul fondo. I Real Brocca comunque sono bravi a distruggere la trama dei Kegrevic in mezzo al campo, proprio De Marco ruba palla a Vitale, serve Cucchiara che non riesce a capitalizzare, prima calcia e trova la respinta di Trupia, poi nuovamente calcia e stavolta è bravissimo Cirinin a respingere. Finisce il primo tempo, inizia il secondo, una partita sempre contratta con molti contrasti a centrocampo, si gioca molto su alcune folate, una di queste è un 1-2 ottimo fra Vitale e Mangano, ma sul destro di Vitale c'è ancora Spano, poi Mangano ispira a Trupia il cui destro la limita ancora, respinto dal portiere Spano. Allora i Kegrevic producono il massimo sforzo, hanno una grande occasione col capitano Costanza che spara su punizione e colpisce un palo interno che grida ancora di vendetta per Costanza che voleva questo gol che aveva cercato con questa grandissima conclusione. Ci provano Guarnotto da un lato, De Marco dall'altro, ma i portieri sono attenti. Insomma la partita si va spegnendo, non succede praticamente nulla nella fase centrale del secondo tempo. Forzano allora prova di tacco, respinge Cirinin, tapine lo stesso Forzano e palla sul palo. Episodio chiave però, a 7 minuti dalla fine Costanza viene espulso dal signor Ferrigno, prima ammonito per proteste, poi una parolina di troppo per Costanza e Ferrigno lo sferisce con un giallo e un rosso diretto sotto la doccia, che dice che resta, che restano in 4 e adesso il Real Brocca dilagano, il Real Brocca passa in vantaggio con il diagonale di De Marco in 5 contro 4 e segna il gol del 2-1, ristabilita la parità numerica. I Kegrevic non riescono a fare praticamente nulla, seppur lo giudice con qualche geometria cerchi di ispirare la manovra ai suoi ma non si riesce completamente l'attacco dei Kegrevic ad essere pungente e pericoloso, anzi addirittura il suicidio dei Kegrevic si conclude con lo stesso Riccardo Lo
giudice che prende una pallaccia in difesa, la regala a Forzano che piazza il 3-1 e sembra condannare i Keglevic, e invece no, perché i Keglevic, con il risultato incredibile dei Cessi che perdono 8-2 con il Radio Fea, si giocheranno il playoff con i Toreros, un playoff nel quale sicuramente sarà pesantissima l'assenza di Capitan Costanza, ma vedremo se con il ritorno di Enia questa squadra che sembrava indiziata a vincere il campionato addirittura con 6 vittorie consecutive all'ottava giornata, ma poi ha avuto un calo, potrei impensierire questi indiavolati tori nelle match fra la seconda e la settima. Perfetto Peppe, ci vediamo alla prossima. Alla prossima.